Ciao a tutti, io sono Carolina e il video di oggi è la risposta al video tag ideato dal mondo di Franci 21 domande sul make-up. Io sono stata taggata a mia volta da Scarlett Diva Makeup, da Giusy e da Van Gogh, a cui mando a entrambe baci e abbracci, e mi sono presa un po' di tempo per rispondere, non perché non sapessi cosa rispondere, oddio, alcune domande mi hanno messo parecchio in crisi, devo ammettere, ma perché ho passato delle settimane infernali e adesso finalmente è arrivato primo sabato di fancazzismo totale in cui sono rimasta a casa da sola, anche perché ho lavorato fino a ieri pomeriggio alle 8 di sera inoltrate. E sapete quando siete tanto stanchi che vi fanno male anche le gambe per la tensione? Così. E quindi ho deciso, oggi sarà giornata di fancazzismo, make-up therapy, pronta per andare a vedere Euphoria dopo, non che io debba andare a chissà quale serata, e facciamo questo video, così finalmente rispondo anche alle domande, anche perché è un tag molto carino. Prima domanda, qual è il prodotto più vecchio nella tua make-up collection? Sarà una risposta muta. Questa, la Model Renaissance, insieme a qualcuno dei rossetti liquidi della prima formulazione di Wycon. Ve li ricordate che YouTube Italia è impazzì? Mi è rimasto sicuramente il numero 16, che è ciliegia, che è un colore bellissimo, ma il colore mandorla, che forse uscì un po' dopo, perché alcuni di questi li avevo finiti, tipo il numero 5, che era un bellissimo nude, l'avevo finito. Poi il mio acquisto più recente, a parte alcune matite sopracciglia che però, cioè, non sono sughose come quello che sto per farvi vedere, sono gli ultimi tre ombretti di questa fila, che sono tutti di Glam Shop. Questi fanno parte della nuova collezione dei Multichrome, non li ho ancora provati, e questo è un pastel Multichrome, quindi avevo tre spazi vuoti in questa palettina, allora ho detto togliti il pensiero, riempila e non ci pensare più. Non ho intenzione di fare tanti altri acquisti make-up prossimamente. Poi, make-up trend che in passato amavi ma che ora non usi più. Forse più che make-up trend, l'idea di sentirmi obbligata a fare l'eyeliner sempre. Per me fino a qualche anno fa non era trucco se non era con l'eyeliner, sempre, sempre, sempre eyeliner, lo dice una che oggi si è fatta questa rigazza. Però nel corso del tempo ho imparato un po' a, come dire, distanziarmi dall'eyeliner. Mi piace ancora moltissimo, però non sento l'obbligo di farlo tutti i giorni, altrimenti non mi sento truccata. Poi, il tuo step preferito nella tua make-up routine? Qui potrebbero rispondere pure le pietre al posto mio, gli ombretti. Poi, prodotto make-up senza il quale non potresti più stare? Allora, non un prodotto specifico di per sé, però qui rispondo come ha risposto Giusy, ovvero che non posso più fare a meno, non posso più rinunciare alle sopracciglia. Ecco, se prima non mi vedevo truccata senza eyeliner, anche se avevo tutto il resto, oggi non mi vedo a posto se non ho le sopracciglia sistemate, anche solo un po' di gel per fissarle. Quindi per me le sopracciglia sono uno step essenziale per partire con la carica e con ordine, e magari anche con un pacchetto di gocciole, per citare la pubblicità. Poi, da cosa o da chi è nato il tuo amore per il make-up? Non lo so, probabilmente perché sono sempre stata una creativa, sono passata quindi dai colori a pastello al make-up. In più, non lo so, non lo saprei dire, però siccome, ripeto, sono sempre stata una creativa, anche una abbastanza esteta, mi sono sempre piaciute le cose belle, è come se fosse stata una cosa spontanea, tipo un'evoluzione naturale di questa mia tendenza. Di più non saprei dire, perché questa è una domanda a cui non è tanto tanto facile rispondere. Il trucco più brutto che hai fatto? Penso tutti quelli dell'epoca in cui non avevo capito come sfumare gli ombretti, quindi la mia sfumatura arrivava fino al sopracciglio, come nei peggiori trucchi anni 80. Però, non lo so, potrei allegare foto, come potrei anche non allegarle, perché non so se ce le ho di foto di quel periodo. Comunque altri orrori erano il periodo in cui mi mettevo solo la matita nera, però senza il mascara, perché il mascara è una conquista che è arrivato dopo. Oppure il periodo in cui usavo il correttore bianco muro, quindi sembrava che avessi il contorno occhi grigio, perché si usava così, ci volevano i triangoli di luce. Quindi ce n'è di materiale da discarica. Poi, qual è uno dei tuoi look preferiti? Ah, qui proprio rispondo a colpo sicuro. È un look di cui metterò la foto, che realizzai nell'estate del 2020, quindi ormai un anno e mezzo fa, in cui uso tutta una serie di miei prodotti preferiti.
avevo sicuramente addosso amnesia o amnesia di Nabla, che conoscete molto bene essendo anche nel mio progetto smaltimento di quest'anno. Indossavo un rossetto di Lime Crime che io adoro, che è della linea dei Plushies, di cui parlerò dopo nel video. E il trucco occhi era stato realizzato, va bene il mio colore preferito in questa sfumatura di verde prato smeraldo, ma utilizzando un pigmento stupendo di Tammy Tanuka e la Tribe di Juvia's Place. Questo rimane uno dei miei make-up preferiti e storicamente è il post che sul mio Instagram ha ricevuto più mi piace nel corso del tempo. Credo che sia quello, sì. Poi, prodotto low cost che preferisci? Un prodotto low cost che preferisco, qui ce ne sono tanti, però quello che io preferisco proprio di più, Uber Alles, è questo fondotinta di Catrice, che per me potrebbe costare pure 20-30 euro e glieli darei molto volentieri. Però anche il Lash Princess di Essence, anche le matite Intense Color Long Lasting di Kiko, ce n'è. Poi, prodotto più costoso che preferisci? Allora, io sono una che con il Light Hand, a parte che non ho provato tantissimo, perlomeno anche rispetto a altre colleghe, altre amiche qui su YouTube, però dei prodotti che ho provato, alla fine, se devo essere sincera, non è che io abbia trovato tutta questa folgorazione sulla via di Damasco, perché sono prodotti a cui uno arriva con delle aspettative altissime e quando scopri che non funzionano subito a prima botta come vorresti, è un po' ci rimani male. Però il prodotto high end che io preferisco, proprio che cerco, che pesco volentieri, ogni volta mi regala emozioni, è la palette di Natale di Pat McGrath dello scorso anno, la Celestial Divinity, che oltre ad avere un grande valore affettivo perché me l'ha regalata Martina Vinai, è proprio bella, a me piace tantissimo questa palette, non me ne stufo mai. Poi da quando ho scoperto i vari Pat How To di cui parlavo in un altro video, mi si è aperto un mondo di altre infinite possibilità su come utilizzare questi ombretti, ma anche l'unico rossetto che ho di Pat McGrath, quindi Flash 3, che lo stesso è rimasto a casa dei miei, è un rossetto pazzesco. Poi, prodotto che hai ricomprato più volte, le matite sopracciglia di Zoeva, la Graphic Brows, che purtroppo non esiste più e quindi io e Angela delle Martinos siamo in lutto, ma anche, mi sono rifatta a due conti, un prodotto che io ho comprato proprio a scatafascio è l'All Nighter Setting Spray di Urban Decay, che per me è proprio un prodotto fondamentale, non posso rimanerne senza, anche se magari provo qualcos'altro in questo ambito, però so che lui non mi tradirà mai, lui è proprio fedele e mi vuole bene. Poi, il primo ricordo di quando ti sei truccata per la prima volta nella vita? È difficile questa, perché non mi ricordo di preciso quale sia stato il mio primo trucco, se si intendono gli esperimenti così, tipo quando a 12 anni ti regalano le palettone di Natale della Pupa o di Deborah, o di quando ho iniziato a mettermi i chili di matita nera per uscire, oppure quando mi mettevo il rossetto scuro e mio padre mi diceva "Dio, toglitelo subito perché sembri una malata di cuore". Quindi non saprei dire qual è il primo ricordo di legato al trucco nella mia vita, però questo è un ricordo a cui sono molto affezionata. Mi ricordo che nella casa in cui io ho abitato per i primi 17 anni della mia vita avevamo due bagnetti e due bagni, cioè due bagni, sì, il bagno vero e proprio e poi un bagnetto più di servizio che era anche il bagno con il mobiletto in cui mamma riponeva i suoi trucchi, soprattutto i rossetti. E mi ricordo che lei aveva tre rossetti della Gemei, e Gemei era il vecchio nome della Maybelline, che probabilmente questi colori Maybelline li ritira fuori ancora, che erano un set di tre. C'era il classico marroncino anni 90, c'era il rosa perlato, che è il rossetto che accompagna mia madre da sempre, cioè mia mamma, i rossetti di mia mamma sono tutti rosa, 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 rosa malva, e il rosso. E io mi ricordo che li aprivo, proprio li guardavo, qualche volta me lo mettevo, poi stavo con le labbra così per non farmi scoprire, e una volta me lo sono messo fin qui. Però sì, mi ricordo proprio questo set da tre rossetti piccoli della Gemei, poi Maybelline. E niente, mi fa ridere perché sono colori che si, a parte il rosa perlato che fa un po' sciura, che poi sono ritornati prepotentemente, soprattutto quel marroncino super super anni 90. Poi, il negozio dove acquistare make-up preferito? Ce ne sono tanti,
Però allora, dal vivo mi piace molto come sono organizzati i punti vendita Pinalli, soprattutto il Pinalli di Bologna in via Farini, mi piace tantissimo. Davvero, se capitate in centro città, via Farini, poi è un quartiere proprio uptown, fate un giro da Pinalli perché è organizzato molto bene. E Sephora non mi piace tantissimo, mi piaceva molto MAC pre-pandemia perché c'è sempre la possibilità di provare le cose previo ovviamente disinfestazione, e online devo dire che mi piace molto Beauty Bay perché ha tutti i marchi che io di solito preferisco e ci ha fatto il grande favore a noi consumatori europei di pagarci le tasse doganali in anticipo, quindi per ora queste sono le risposte. Poi, prodotto più sottovalutato da altri che possiedi e che valuti molto valido. Lei, la Venus XL2 di Lime Crime, ma anche sempre di Lime Crime, i Plushies e le Velveteens, i rossetti liquidi storici. Di Lime Crime non ne parla più nessuno, però io mi sono trovata sempre benissimo con qualsiasi cosa, soprattutto formule innovative, formule resistenti e qui ombretti molto, proprio ombretti speciali. Quindi sono sempre più convinta di fare il video Trilux One Palette con questa. Poi, prodotto più sopravvalutato che non ti è piaciuto, l'Hollywood Flawless Filter di Charlotte Tilbury. Nel senso, io ne ho provato un campioncino che mi sono fatta fare da Sephora perché ero curiosissima, ma non ho la pelle adatta per quel prodotto perché dopo un po' la luminosità che dà si aggiunge al sebo che la mia pelle butta fuori, quindi mi dà proprio un effetto viso sporco che è tremendo. E poi ho trovato che in realtà è molto bello in foto, ma dal vivo, a parte casi dove sta davvero bene perché magari va a illuminare una pelle spenta o una pelle matura, non è che faccia tutta questa differenza, secondo me. Quindi mi dispiace, questo grande prodotto che tutti amano su di me è stato un po'. Poi, prodotto fuori produzione che vorresti tornasse, il Velvet Noir di Marc Jacobs, ma ho fatto questa pensata, siccome non è possibile che questo mascara non abbia dupe esatti, perché poi è un made in Italy, quindi sicuramente è fatto da terzisti. Allora ho pensato questo. Io mi faccio un copia e incolla degli ingredienti e li cerco su Google. Quando ho cercato questa stringa di ricerca su Google, mi sono venute fuori tre mascara che hanno quasi lo stesso inci, nel senso, per più della metà l'inci è lo stesso, cambiano alcune cose dopo, diciamo, nell'ultimo quarto di inci, quindi sono curiosa di comprarli e di provarli tutti per vedere se qual è di questi che si avvicina di più al Velvet Noir. E mi ha stupito molto che uno di questi è un mascara di farmacia e l'altro è un mascara di cui io ho consumato infiniti tubi in passato, quindi boh. Vedremo, probabilmente ho un tipo per quanto riguarda i mascara, se mi piace così tanto il Velvet Noir e come mi era piaciuto tanto quell'altro. Poi, dove prendi ispirazione per i tuoi make-up look? Non lo so, quelli che faccio al mattino sono dettati proprio dal preparati, sbrigati e via, quindi non c'è nessuna ispirazione particolare. Forse quando ho un po' più di tempo, se mi sono svegliata quei 10 minuti prima e mi ispiro all'abbigliamento che indosso. Per quanto riguarda i look creativi che io realizzo per i video, per le foto su Instagram o anche quando si tratta di uscire, io di solito mi metto una playlist, una qualsiasi, perché sono un'onnivora della musica e mi faccio trasportare da quello che mi comunica la musica che sto ascoltando. Per esempio, il trucco di oggi è venuto fuori ascoltando una playlist dove c'erano tantissime canzoni dei Fleetwood Mac. E niente, quindi la musica mi aiuta tantissimo a ispirarmi, a concentrarmi. Cosa speri in futuro di vedere meno nell'industria del make-up? Allora, mi aspetto di vedere meno uscite tanto per, meno ripetitività e meno selezioni colore ridicole. Questa credo che sia una risposta piuttosto comune, mentre nell'altra domanda, che è cosa ti aspetti di vedere di più nel futuro del make-up, insomma dell'industria cosmetica, io qui mi auguro parecchie cose. Mi piacerebbe che i brand, molti più brand, cominciassero a far uscire collezioni o prodotti o linee che non siano solo attente all'ambiente, a chiacchiere, ma
che abbiano per esempio la possibilità di essere poi, di avere poi il refill in seguito, packaging fatti bene che permettono di consumare tutto il prodotto fino all'ultima goccia. Quindi ecco, cosa ti aspetti, cosa del futuro del make-up più pompe ad aria, quelle, sapete, quelle che spingono in alto il prodotto senza sprecarne nessuna goccia. Quindi di nuovo più possibilità di avere refill, più possibilità di personalizzarsi le palette, quindi cialde componibili, cialde esportabili, cialde depottabili come quelle di Melto, come quelle di Natasha Denona o come i vecchissimi refill di Nabla, che anche se ora avranno una formula più o meno superata, però il concetto di costruirsi la propria palette utilizzando tutta una serie di refill che ti propone una casa cosmetica, vorrei che fosse qualcosa che tornasse, perché potrebbe evitare appunto gli sprechi, visto che mi prendo dei colori che so di utilizzare, costruisco la mia palette. E sono contenta che Fenty Beauty, per esempio, abbia cominciato a lavorare su questa linea, perché i nuovi rossetti che sono usciti hanno proprio il packaging refill. Forse anche qualche linea di Charlotte Tilbury ha il packaging dei rossetti che si può riempire di nuovo una volta che si è finito il rossetto. E un'altra cosa che io vorrei vedere è una nuova palette da 14 cialde nel formato classico di Anastasia Beverly Hills, perché è troppo tempo che non ne escono e io personalmente mi sento un po' in astinenza. Bene, non so che cosa si sia capito di tutti questi deliri, di tutto questo minestrone che ho infilato nelle mie risposte. Siamo arrivati alla 21esima domanda, che è quella di tagga chi vuoi. Allora, chi posso taggare? Mi piacerebbe taggare Laura del canale Appunti di Makeup, taggare Jessica del canale De Russiatati, se avrà tempo di farlo. Sono molto curiosa di sentire le sue risposte. Poi mi piacerebbe taggare Tatiana Jones e mi piacerebbe taggare anche Martina del canale Martina Vinai e Michela Di Maio. Non so se sono state già taggate queste ragazze, penso di sì, perché gira che ti rigira, però male che va, io le metto di nuovo nel calderone. Bene, spero che vi siate divertiti un po' in mia compagnia, o almeno rilassati. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!